E buone notizie arrivano per l'economia dai dati sulla produzione nel territorio di Confindustria Toscana Nord, che comprende le province di Prato, di Lucca e di Pistoia. Nel 2022 c'è stato un incremento del più 3,3% superiore a quello dell'1,3% che è il dato nazionale. La produzione industriale di Prato, Lucca e Pistoia nel 2022 ha segnato complessivamente un incremento del 3,3% rispetto all'anno precedente e largamente al di sopra dell'1,3% del dato nazionale, mentre l'export per i primi 9 mesi del 2022 è aumentato del 20,4%, in linea con l'andamento italiano. Il 2022 si è chiuso meglio di quello che pensavamo. All'inizio c'erano state delle grosse incertezze, poi alla fine abbiamo avuto alcuni trimestri buoni su quasi tutti i settori, quindi c'è stato un lieve rallentamento alla fine dell'anno dovuto alle dinamiche inflattive che si sono praticamente hanno toccato i picchi in quei mesi lì, però complessivamente il dato è stato molto positivo. Diciamo per il 2023 abbiamo un cauto ottimismo. Aziende, quelle iscritte a Confindustria Toscana Nord, che hanno continuato ad investire. Che dal 2011 al 2022 le aziende manifatturiere delle nostre tre province di riferimento hanno avuto un livello di patrimonializzazione che è cresciuto di 10 punti. Accanto ai dati positivi resta però qualche ombra, soprattutto nei rapporti con le istituzioni, regioni in particolare, a cui l'associazione chiede una maggiore collaborazione. La parte di depurazione troviamo a volte anche delle posizioni ideologiche che non sono molto corrette in questo momento. Probabilmente bisognerebbe essere tutti concentrati nello stesso obiettivo. Servono infrastrutture di qualsiasi tipo, da strade, autostrade, aeroporti, ma anche impianti per la gestione dei rifiuti.